Sta per concludersi a Trieste in questi giorni ESOF 2020, conferenza scientifica biennale dedicata all'innovazione e alla ricerca, nota come Euroscience Open Forum. I temi che arricchiscono l'agenda riguardano la pandemia e il cambiamento climatico e toccano argomenti anche legati all'intelligenza artificiale e alla moderna tecnologia. Il 5 settembre sarà presente Adam Yonath, premio Nobel per la chimica nel 2009. Si parlerà molto di vaccini e dei meccanismi della resistenza batterica, in aggiunta alle sfide scientifiche che miglioreranno gli antibiotici già esistenti. Nella giornata conclusiva del 6 settembre si affronterà il tema dei progressi sull'intelligenza artificiale e l'utilizzo dei computer sempre più sofisticati, che applicano le leggi della meccanica quantistica. A margine di una conferenza dell'ESOF 2020, negli scorsi giorni il climatologo Filippo Giorgi, premio Nobel per la pace nel 2007, ha analizzato temi legati alla crisi climatica e ha invitato tutti a ridurre lo spreco di cibo e a migliorare l'efficienza energetica. Un processo di cambiamento per il passaggio dall'energia di combustione a quella elettrica che sta avvenendo, ma è molto lento. Mentre i tempi richiedono interventi urgenti verso le energie rinnovabili e la limitazione degli allevamenti intensivi che producono gas metano. L'obiettivo è ridurre lo spreco di cibo e l'inquinamento, anche con l'accortezza di limitare l'utilizzo di acqua. Giorgi afferma che l'esperienza durante il periodo del lockdown ha insegnato alla nazione che si potrebbe cambiare in modo radicale le nostre abitudini e i modi di agire nel quotidiano, ma occorre la buona volontà per rendere tutto più semplice e più fattibile. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Test sierologici agli insegnanti, finora adesioni tra il 50 e l'80%, i positivi tra l'1 e il 2%, il punto dei medici di famiglia di 7 giorni, di 7 regioni, appunto. I segretari regionali della Federazione Medici di Famiglia di Sicilia, Campania, Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto descrivono al fattoquotidiano.it le difficoltà e i risultati di questo periodo di controlli capillari su prof e personale non docente. Nella regione più colpita dal Covid tutto è sembrato filare liscio sotto il profilo delle dotazioni, anche se è registrato finora meno del 60%. In Campania, dopo un inizio problematico, la situazione è migliorata. Nel Lazio la gestione è stata direttamente della regione. Silvio Berlusconi, il bollettino di Zangrillo dice paziente a rischio per patologie pregresse d'età, ma al momento situazione tranquilla. Il primario del San Raffaele, medico personale dell'ex premier, fa il punto sulle condizioni cliniche del leader di Forza Italia, positivo al coronavirus e ricoverato nel suo ospedale. Il regime di ricovero è normale, è in una camera che risponde ai requisiti richiesti dalle leggi regionali in merito alla tutela di terzi e del paziente. Il paziente non è intubato, respira spontaneamente. L'ex cavaliere in ogni caso resterà in struttura qualche giorno. Questo perché al quadro clinico, pregresso e l'età del paziente impongono assoluta cautela. Batterio killer tra i neonati a Verona, sospesi il direttore sanitario dell'ospedale Borgo Trento, primario di pediatria e un medico. I provvedimenti disciplinari sono stati annunciati dall'azienda sanitaria a seguito delle risultanze della relazione della commissione ispettiva regionale. Nel dossier si attribuiscono responsabilità precise a chi gestiva i reparti coinvolti. Riconoscimento tardivo del problema, dicono. I PM indagano per omicidio colposo plurimo dopo la morte di 4 neonati, 91 in totale, e positivi al Citrobacter. Covid, Mattarella dice Unione Europea coraggiosa, ora rapidità sul Recovery Fund, non compromettere la speranza delle nuove generazioni. Interviene in video al Forum Ambrosetti a Cernobbio e sottolinea come l'emergenza coronavirus sia stata uno spartiacque per l'Unione Europea che in pochi mesi ha assunto decisioni coraggiose e innovative.
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dedica alla collaborazione congiunta dei paesi europei il suo discorso in riferimento al Recovery Fund, che servirà, dice, a porre condizioni di maggiore equilibrio, ed esorta a non fare dell'Unione Europea mera istanza di trasferimento dei fondi. Covid, il report dell'ISS, dell'Istituto Sanitario. Fase di transizione in progressivo peggioramento, pronti a ulteriori interventi, ma non c'è sovraccarico in reparti. Lo rileva il monitoraggio settimanale sulla diffusione del coronavirus in Italia dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute, relativo al periodo 24-30 agosto, aggiornato al 1 settembre. L'età mediana dei contagiati è di 32 anni, i focolai attivi 1799, i focolai attivi di cui 649 sono nuovi. Rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale, lo si legge, circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie. Notizie dal Treviso, dal Veneto. Nell'asta in attesa 13 pertiche da lap dance, sul mercato tutto lo storico 1000 lire, in vendita pure timer che regolavano il tempo degli incontri più erotici nei privé di Preganziolla, come divanetti e specchi. Mamma Miriam, volontaria per testare il vaccino anti-Covid, lo devo a mia figlia, ha detto la donna di San Vendemiano, lunedì inizierà il protocollo a Verona. Ha detto la mia piccola, mi ha detto mi curo grazie a chi si è offerto anni fa. Record di contagi 142 in un giorno, Treviso maglia nera, è l'effetto AIA, ma così tanti in 24 ore dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, che sono più del triplo rispetto alle altre province venete. La CGIL dice fermiamo l'azienda. Prepara il caffè, esplode il fornello a gas, ustioni gravissime per un camionista, Antonio Spadetto, 46 anni, è stato soccorso nella casa di via Canal Nuovo a Col San Martino, devastata dal rogo. Qualche giorno fa nel giardino era stata distrutta dalle fiamme anche la sua station wagon. 6 nuove aule palestra, il collegio Pio X si amplia per elementari in inglese. Ieri il taglio del nastro del complesso, quest'anno pioggia di richieste di iscrizioni e Bonomo dice fiducia nel futuro e nelle paritarie e Conte dice segno di ottimismo. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. L'estate sta finendo, stagione extra small per spiagge nostrane, si chiude a settembre, nonostante in tutto esaurito, registrata ad agosto sui litorali più frequentati dai friulani, balneazione e servizio non si prolungano oltre domenica 20. Guardandoci indietro, a giugno avrei fatto firma per avere una stagione balneare come quella che poi abbiamo avuto. È un'analisi in fondo ottimista, quella di Giorgio Ardito, presidente della società Pineta S.P.A., che analizza le settimane appena trascorse dal punto di vista turistico. Rubano i cellulari dei clienti del bar, sono stati denunciati. 4 persone avevano agito in Piazza Unità Trieste, ma la Polizia di Stato li ha fermati. La notte scorsa la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per furto aggravato in concorso 4 persone. Si tratta di una cittadina italiana di 36 anni, di una cittadina marocchina di 26 anni e di altri 2 cittadini marocchini classe 1989 e 1990. La banda aveva sottratto i cellulari ad alcuni avventori in un bar di Piazza Unità. 2 cellulari sono stati recuperati e restituiti ai proprietari. Sul posto il personale della squadra volante. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.